saluto gli amici di Piazza Grande e lo faccio con una certa soddisfazione, ma non perché abbia usurpato il posto del conduttore, l'avvocato Matteo Monte, ma per l'ospite. Che ci vuoi provare? va bene, ci provo, ma la soddisfazione mi proviene dal fatto di avere accanto a me, oltre che l'avvocato Emanuele Monte, anche un ospite che gode della mia stima e credo di avergliela dimostrata in tante occasioni pregresse. L'imprenditore, io dico imprenditore perché di imprenditore si tratta, l'imprenditore Natalino Gallo. A lui, dicevo, più volte ho dimostrato la mia stima. Scusa Giulio, ma imprenditore imprenditore e non ex giocatore oppure ex sportivo, vabbè. Perché con la stazza che si ritrova in questi ultimi tempi è un po' difficile ipotizzare la cosa, vero? Io credo che a lui faccia più piacere che io lo chiami imprenditore. Imprenditore nel campo e con il settore dell'agricoltura. E posso dire per averlo più volte sentito e per aver più volte in vario modo, in varie associazioni dibattuto con lui, posso dire che del settore dell'agricoltura, soprattutto dell'agricoltura nel comprensorio della nostra Sibaritide, Natalino Gallo è competente. E allora io gli passerei subito la parola per chiedergli, dal suo punto di vista, dalla postazione nella quale lui si trova ed opera, come vede questo particolare momento? Intanto buongiorno a tutti, grazie professore, ma ha dato troppi elogi, siamo persone la normali, verità, tu lo sai, la verità. Sul territorio. Diciamo che quando il lavoro si fa con amore, con passione, si ottengono anche dei risultati. Diciamo che la situazione è un po' particolare, ha due binari. La nostra agricoltura, che oggi è molto affaticata, non fa reddito, c'è difficoltà di prodotto, le cause sono 10, 100, non lo sappiamo. E poi c'è un'altra agricoltura invece ricca, un'agricoltura propensa ai prodotti che vuole il mercato, che richiede il mercato, le esigenze dei nuovi consumatori. Noi oggi a Corigliano, paese agricolo, però non abbiamo avuto, secondo me, quella capacità di rinnovarci immediatamente. E oggi paghiamo delle cambiali così pesanti perché noi abbiamo difficoltà di avere agronomi, perché nella nostra cultura si vedeva cioè la campagna, il reddito agrario, solo come reddito di mantenimento, ma nessuno con rispetto. Voglio fare un esempio particolare. Io sono stato a Melinda, lì si parla orgogliosamente di contadini, che invece da noi è una parola che sembra un'offesa, ecco, proprio un problema culturale. E loro vivono di agricoltura. Invece noi abbiamo voluto i soldi dell'agricoltura per fare la casa in montagna, la casa al mare e gli studi, allontanare i ragazzi dalla terra, vederlo come un lavoro, come non un lavoro di pregio, un lavoro di serie B. Oggi che il mercato richiede professionalità, anche un'impresa che vuole andare avanti, se non ha queste figure professionali, ha grosse difficoltà. Ecco, quindi io vedo nel nostro territorio, che vuole dato una grande mossa, stiamo assistendo a un'agricoltura povera che non fa reddito e a delle nicchie di mercato che invece sono molto molto favorevole, molto positivo, dove si fa reddito. Sì. In queste nicchie di mercato, lei ci può dare per esempio qualche, non suggerimento, ma qualche illuminazione, nel senso che ci può dire per esempio che cosa va oggi, ecco, per fare capire alla gente.
cos'è che tira oggi sul mercato nazionale? Di che cosa ci chiedono nella Piana di Sibari? Perché io, per esempio, della Piana di Sibari, tanto per fare dire una piccola cosa, uso il riso della Piana di Sibari, uso la frutta della Piana di Sibari, ma se mi si chiede quale frutta, che tipo di frutta, a che coltivazione, ecco, io non so rispondere. Può illuminarci lei? Ma vedete, noi abbiamo una grande fortuna nella Piana di Sibari. Abbiamo l'acqua, abbiamo il sole. Sono due elementi che non ce li può togliere nessuno. Né la politica, né l'invidia, non ce la toglie nessuno. Sole e acqua. E abbiamo un'altra caratteristica, gli sbalzi termici. Noi subiamo degli sbalzi termici tra il giorno e la notte che permettono di dare più colore e più dolcezza al prodotto. E quindi sono gli elementi fondamentali di poter fare agricoltura. Qui noi parliamo di crisi delle clementine, io sostengo che invece le clementine non sono in crisi, è in crisi il sistema ed è in crisi il clementino comune, quando ho parlato prima di cambiamenti del consumatore. Noi produciamo il clementino dal 1° di novembre, che è buono, fino a Natale, dopo lasciamo un mercato libero al mondo e noi abbiamo visto che mentre prima c'era la cosiddetta stufa e quindi raccoglievi qualcosa a ottobre, e oppure clementino poi non più di qualità che lo portavamo a gennaio. Oggi ci sono le nuove varietà che si raccolgono a ottobre e sono di altissima qualità e che il clementino si può portare fino a febbraio. Ma se noi non investiamo in questo, non diamo una mossa, allora parliamo della crisi dei 60 giorni del clementino. Ma noi in cooperativa, che io gestisco la mia OP, chi ha adeguato le aziende con una percentuale che io sostenevo sempre, il 20% l'azienda deve essere precoce, il 50% clementino normale e il 30% tardivo, sono aziende che oggi fanno reddito, cioè non possono parlare di crisi delle clementine. Chi invece in campagna vuole solo incassare, perché faccio una nota critica del nostro territorio, io sfido la maggior parte delle aziende che negli ultimi 20 anni abbiano investito nelle aziende agricole. Cioè hanno fatto l'agrumento, hanno fatto l'impianto di irrigazione e hanno solo incassato. Cioè non hanno trasformato, a prescindere le dimensioni, perché se ho un ettaro posso trasformare una tomolata, se ho 10 ettari trasformo un ettaro, se ho 100 ettari trasformo 10 ettari. Quindi noi abbiamo in questi 20 anni mondo sta mucca, ma non l'abbiamo alimentata. E oggi ecco la crisi e le difficoltà che ci sono. Ma un'azienda, ripeto, ben disposta, e abbiamo gli agrumi, abbiamo le arance tardive che hanno un ottimo mercato, ci sono altri tipi di frutta, noi per esempio abbiamo puntato molto sul melograno, un altro frutto che negli ultimi anni va bene perché è un prodotto salutistico, un prodotto rosso, però significa che ognuno si deve alzare la manica della giacca, deve andare in campagna, deve lavorare, deve rischiare. Perché di produrre melograno nemmeno noi avevamo una grande, avevamo la base, ma non una professionalità. C'è un'esperienza sul melograno? Ma assolutamente, noi ci consultiamo con degli agronomi israeliani che li facciamo venire, che fanno consulenza ai nostri agronomi. Cioè c'è da lavorare, avvocato. Quando uno si alza la mattina, lavora, i risultati si alzano. Se invece io me ne vado al bar a dire tutto va male, e chi me la fa fare, e quello sta diventando ricco, e quello sta diventando povero, e quello fa questo, ma al bar, ma nessuno va nelle campagne alle 5 la mattina o alla sera ad inventarsi il lavoro. Vediamo un po'. Natale Nocaro, io voglio chiederti questo, proprio perché alla fine della trasmissione mi piacerebbe andare via con un'idea, non dico nuova, perché avendo colloquiato con te so come la pensi in ordine al mondo della produzione. Ma vorrei che tu me lo dichiarassi ancora una volta. Poi mi permetterò di dichiarare pubblicamente qualche cosa che io dissi in tempi non sospetti, provocando anche un piccolo scandalo in una certa parte retrograda ed ignorante di opinione pubblica. Allora ti dico, se le leggi che regolano l'agricoltura sono quelle alle quali tu ti sei riferito poc'anzi, se le leggi di mercato sono quelle che tu hai dichiarato poc'anzi, perché c'è
tanta riluttanza da parte di, come dire, di ambienti notevoli di imprenditori agricoli? Perché c'è tanta riluttanza ad entrare in questo meccanismo? Ma... cioè, voglio dire, in parole povere, perché l'amico mio Natalino Gallo riesce a trasformarsi mettendosi in discussione ed altre persone che erano piazzate, ben piazzate in questo campo, non l'hanno fatto e non lo fanno? Ma è un problema, io guarda, professor, non voglio essere polemico perché sennò qualcuno mi può mettere l'etichetta, ma è un problema culturale di imprenditorialità. Da noi non siamo imprenditori. Io per esempio sono un amante degli spagnoli, ma non come coltivano, perché sono dei criminali, ma per la loro intraprendenza. Cioè non va più l'arancia, io sono stato a Valencia l'altra volta e avevano fatto un impianto di avocado. Non andavano più i clementini nella zona di Siviglia verso Huelva, zona precoce, hanno tirato le clementine, avevano fatto il cacomela. C'è l'innovazione, la velocità del cambiamento di mercato. Invece noi, il nonno ci ha lasciato il terreno, ci ha lasciato i clementini, produciamo i clementini su una pianta di 100 anni che non sono più adeguati oggi alle esigenze di mercato. Benissimo. Quindi noi in questa ottica, e quando invece noi abbiamo avuto una ricchezza di soldi che sono arrivati a Corigliano in maniera spropositata, cioè i clementini si vendevano a 1.000-1.200 lire al chilo con costi di produzione zero, va bene, e l'abbiamo investito in maniera sbagliata. Cioè questi, i soldi dell'agricoltura non sono stati una quota parte reinvestiti in agricoltura, ma sono stati accantonati, e quindi abbiamo vissuto in questo. E quindi a noi, lo dobbiamo dire, manca quello spirito innovativo, quello spirito, ecco, di mettersi in gioco, quello spirito di capire. E io lo vedo nella mia cooperativa, dove siamo 80 soci. Io sono a 5 anni che sto lottando per i cambiamenti, ma sono riuscito al 30%. Io vedo soci, ma mio figlio non gli interessa, ma io così, c'è proprio, capito, ma io ci prendo i soldi della pensione. C'è questa, a me, quello che dà fastidio del nostro, questo appiattimento, c'è questa, è così. Invece non è così, perché noi abbiamo terreno, acqua e sole che possiamo fare tutto. Dobbiamo solo alzarci e non con 3 ettari considerarci imprenditori agricoli, ma siamo coltivatori. Ho capito. Ci sono imprenditori seri che sono riusciti, come dire, a capire, a captare le leggi nuove del mercato, ma manca ancora una classe nutrita di imprenditori. Io voglio portarti sul terreno di un ricordo. Scusami se, come dire, dico qualche cosa che probabilmente non dovrei riferire pubblicamente. Allora, siamo stati insieme per un certo periodo. Ma quando eravate giovani? No, di recente. Siamo stati insieme in un'associazione. Io con un ruolo, tu con un altro. Un'associazione che nei programmi si sarebbe dovuta proiettare verso l'amministrazione del comune di Corigliano Calabro. Io dissi una sera, per provocare la dissi con un pizzico di cattiveria, perché volevo che questo mio pensiero andasse fuori per sondare un po' una parte di pubblica opinione. Dissi che se all'interno di quell'associazione, in un prosieguo di tempo, io fossi stato candidato alla carica di sindaco, e se fossi poi diventato sindaco, ma non era possibile perché io avevo già sottoscritto, come dire, un patto morale che mi impediva di candidarmi a quella carica. E però dissi che se io fossi diventato, a nome e per conto di quell'associazione, sindaco di Corigliano, io immediatamente ti avrei dato un incarico. Assessore all'agricoltura? Sì.
No, assessore allo sport. No, non assessore allo sport. No, io, ho fatto questo ricorderai, inciso perché sarebbe anche ora che noi si passasse poi dall'agricoltura allo sport, perché noi non dobbiamo dimenticare che sì, il nostro certo ospite è stato ed è dello sport, e c'è tanta gente che spera in lui perché lui possa riprendere in mano una certa situazione, so, per quanto riguarda so. Allora, sto chiudo parlando della pallavolo. Sì, 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 sì. Allora, chiudo, ma chiudo non, come dire, cioè quello che ho detto non l'ho detto per tanto per ricordarti una pagina che abbiamo vissuto insieme, in fondo, di storia associativa bella, ma me ne servo come premessa perché vorrei che tu mi dicessi: l'autorità comunale, o meglio, ti faccio la domanda in un altro modo, un sindaco, un'amministrazione comunale, un assessore competente che abbia competenze e che abbia anche entusiasmo, può dare una dritta, può dare, come dire, può spingere questo settore dormiente verso un mercato più allegro, che sappia maggiormente coordinarsi con quanto avviene tutto intorno a noi? Ah, professor, voi mi avete ricordato un bellissimo periodo di confronto, anzi io in sede politica ci ho messo tanto tempo, però mi ha portato anche a una valutazione di non interessarmi proprio completamente di politica, perché ne sono uscito demoralizzato, ne sono uscito umiliato. Però abbiamo fatto il nostro dovere in quella fase. No, perché se lei si abbiamo fatto bene, il nostro dovere. No, il dovere era un passo che si doveva fare, e lei si ricorda, penso tranquillamente, dove ho detto che non voglio fare il politico, ma posso dare un contributo alla politica. Sono due cose diverse. Perché ho detto, io non ho nel tempo, perché abbandonerei la mia azienda. Ricordo per perfettamente. E non ho il tempo di aprire la porta la mattina, perché un vero amministratore deve aprire e chiudere la porta, cioè non delegare se uno vuole dare il proprio consenso. Chiuso questa parentesi, perché ripeto, bellissima sotto certi aspetti, drastiche, infatti quando vengono oggi qualcuno dicono io non sono né di destra né di sinistra, non mi interessa, ma non mi interessa veramente, perché ripeto, in quel gruppo io ci credevo che eravamo giovani, poi alla fine già chi pensava a fare un sindaco, qui l'assessore, cioè, invece io intendevo, io sono un imprenditore che posso dare un contributo, una parte di contributo, ma non posso essere un bravo amministratore, non lo sappiamo. No? Perché sono regole diverse, lì c'è più il sociale, ci sono altre regole. Scusami, ma tu saresti disposto a lasciare di fare quello che stai facendo per fare il politico di professione? Io, avvocato, vi dico una cosa con molta, lo dicevo proprio, no, facevo proprio una riflessione. Io ho impegni sociali già nella mia azienda, no? Perché anche un'azienda non è solo, ecco, vista che deve avere un ritorno. Noi abbiamo attività sociale nell'azienda, noi stiamo organizzando delle convenzioni per i dipendenti, ci stiamo stando innovativi al servizio dei dipendenti. Quindi io già cerco di fare, poi il giudizio è personale e tutto quanto, fare la politica sociale economica nella mia azienda e indirizzare gli associati della mia cooperativa in uno sviluppo economico formativo, quindi l'ambiente, noi facciamo dei corsi di ambiente, noi facciamo dei corsi ai dipendenti, i miei dipendenti, qualcuno passa lì, vede sempre macchine, movimento, perché facciamo i corsi veri, perché io voglio dipendenti qualificati. E ho nella storia, perché quando si parla di storia, i miei dipendenti sono sempre quasi gli stessi, il 95%. Non abbiamo rotazione di gente che viene e se ne va o tutto quanto. E questa fa parte della storia. E poi, quando io ho detto l'altro giorno in veste politica, che chi va a fare sì deve portare il curriculum, chi è, cosa ha fatto, cosa ha dato. Cioè se io vado ad amministrare un comune,
che è un bene comune. Se nella mia vita non ho dato bene comune, non posso fare il sino, oppure uno ci va per interessi personali. E ha anche le sue ragioni. Per carità, ma non si va all'asilo per imparare. Allora, se uno invece nella propria storia di vita ha fatto beneficenza, ha fatto interventi nel sociale, ha fatto tutto quanto, può avere la ha fatto bene il suo lavoro, il suo mestiere, la sua professione, eccetera, allora può dare un cosa. E io l'altro giorno sono stato molto gratificato quando un professore dell'Università di Perugia ha scritto l'identikit di un presidente di una cooperativa, come dovrebbe essere un presidente di una cooperativa, che qui magari non sanno nemmeno il concetto. Se il presidente della cooperativa ha un'azienda agricola piccola, ha un'azienda agricola passiva, ha un'azienda agricola non funzionale, non può fare il presidente. Cioè, quindi il presidente di una cooperativa deve rappresentare l'innovazione, l'efficienza, l'organizzazione. Allora può essere candidato a fare il presidente. Insomma, qui ha detto tutti che fa l'imprenditore, l'operaio, l'umil che va dirigente. Cioè, io sono per il... Ma vuol fare questo. Allora io dico, la capacità che noi dobbiamo avere è che le persone vanno con la massima trasparenza. Poi io posso andare anche al comune perché ho un interesse, ci mancherebbe, se ho un interesse o mi creo una lobby che mi porta a... Però che sia chiaro, sia libero. E tutto poi è concesso. L'amministrazione comunale può dare solo delle basi, ma non può risolvere o vendere il clementino, fare una legge. Qui ci vuole, ripeto, l'imprenditore che si alza la mattina, investisce, si fa i debiti in banca, se ce li ha li spende. E bisogna fare invece il processo. Il comune che cosa deve dare? Il decoro. Perché quando a noi arrivano gente di fuori, noi ci vergogniamo a portarli nel nostro territorio. E questa è una realtà. Tu vai fuori, trovi tutto pulito, tutto ordinato. Cioè qui, hai capito, c'è tutta una cosa alla giornata. Ecco, manca una programmazione. E io facevo ieri proprio la battuta, che se io, metti che mi dovrei candidare a sindaco, cosa faresti nei primi 100 giorni? Pulizia, alberi e decoro. Primo intervento, decoro, perché nessun dottore ha scritto che tu devi avere un palazzo di 20 piani, non finito e non niente, tu lo finisci all'esterno, poi all'interno non farci niente, che a me non interessa, in tutti gli stati. Quindi quando tu hai fatto il decoro puoi parlare di turismo, puoi parlare di agricoltura biologica, cioè come parliamo di agricoltura biologica e troviamo la plastica, troviamo i cassonetti sporchi, cioè un territorio bellissimo ma contestualmente devastato. Allora, un territorio bello che adesso passo il microfono, se no risulto invadente, che meriterebbe anche nel campo dello sport qualche cosa di più. Senta, lei è stato anche un socio che aveva piacere a fare anche questo mestiere, che era il mestiere di andare appresso alla pallavolo. La pallavolo ha subito uno stop, sta cercando di riprendersi. Incontro un sacco di gente che prega il Signore perché ci siano 4-5 persone che si interessino sul serio della pallavolo, perché la pallavolo ha rappresentato qualcosa nel comune di Corigliano. Parliamoci chiaro, quando a Corigliano si faceva pallavolo e si faceva ad un certo livello, la mattina del lunedì ti alzavi e su tutti i giornali sportivi d'Italia trovavi che anche se c'era poco, ma si parlava di Corigliano. Cioè Corigliano era riuscito ad avere una voce in capitolo, come si diceva anticamente. Poi basta. Sicuramente ci sono più colpe, ci sono stati più fatti negativi, ci sono stati invidi, ci sono state tutte le cose che ci sono quando si cerca di affrancarsi dalla miseria e dal basso sguardo per guardare più in avanti. Lei oggi, alla luce di quello che ha vissuto fino ad oggi,
Cosa crede che sia necessario a Corigliano perché sulla pallavolo ci sia uno sguardo più alto? Ma avvocato, questa è un'altra risvolta del nostro territorio. Perché dico questo? Io in pallavolo mi sono sempre interessato, però da quando con Gennaro Cilento abbiamo preso la guida, noi siamo stati una società solida, cioè gli impegni li abbiamo mantenuti. Perché se no c'erano società che promettono e poi non pagano, chi avanzava soldi. Invece noi vogliamo stare con i piedi per terra. Lo spirito mio era quello della giovanile, perché io sono molto più indirizzato alla sui giovanile giovani. C'è ancora. Assolutamente, quest'anno ha avuto ottimi risultati, saremo ancora secondo me più presenti, ecco l'intervento nelle scuole, fare le palestre nelle scuole. Cioè questa è l'attività che possiamo gestire al 100%, che la dobbiamo, ripeto, migliorare anno per anno, e quello deve essere un settore che mi sono battuto, che non andava minimamente, non ridimensionato, ma andava ad aumentare. La prima squadra si fa con i soldi, cioè non si fa a parole, non si fa a contratti, o firmare contratti non hai la base. E Corigliano, lo devo dire, non ha risposto. E né due, tre, quattro persone possono assorbire, dove non abbiamo società che ci serve pubblicità di milioni di euro, ma noi eravamo una società, innanzitutto lo posso dire, seria, perché quello, il contributo che si dava si fatturava. E questo lo dobbiamo dire forte. E lì non c'è stata una grande risposta. Quindi noi siamo stati categorici, quindi una società trasparente, che però, ripeto, 3-4 persone, qualche altro amico laterale, non possiamo sopportare. E io sono stato uno di quelli che ho detto no, noi ci dobbiamo misurare prima il portafoglio e poi usciamo fuori. Quasi, in riferimento al portafoglio decidiamo quale campionato fare. Allora, se gli imprenditori di Corigliano rispondono, ci credevano in questo progetto, si farà di nuovo la Serie A, ma tranquillamente io e Gennaro e altri 5-6 amici non abbiamo proprio le competenze e no, forze, le competenze volevo dire le forze economiche che andiamo a indebitare le aziende per tutto il rispetto. No, se io devo andare a fare un debito di 20.000 euro per i giovani, sì, 200.000 euro per andare a applaudire e il territorio non risponde, onestamente non ho questa visione di fare il primo della classe, ma senza avere i quaderni e la penna. E lei pensa, alla luce di quella che è stata la storia fino ad oggi, che ci sia la possibilità che ci siano, cioè, delle forze più giovani che siano disponibili a lasciare dove lei ha lasciato il testimone, a prenderlo per portare avanti alcune idee? Questo non lo sappiamo. Noi intanto saremo sempre presenti con il nostro contributo in tempo e in contributi economici. Chiaramente, come siamo oggi, è inutile illuderci a campionati più alti. Cercheremo di stare, di attivare, ma a me interessa principalmente quelle dei giovani. Due cosette ad ulteriore precisazione un po' e a conclusione anche della nostra bella conversazione. Pensi che il comune, come dire, nelle persone degli amministratori tutti, ma nella specificità... Scusami Giulio, ma avevi detto di questa bella conversazione, ma perché la vuoi guastare nominando il comune? Fammi capire. Allora diciamo perché? In un altro modo. Perché? Perché? In un altro modo. Un comune, una amministrazione, diciamo così, una amministrazione comunale potrebbe, come dire, favorire una situazione d'impasse nel campo dell'agricoltura e nel campo dello sport, situazione nella quale oggi si trova per esempio un comune come Corigliano? Ecco, una amministrazione in genere potrebbe fare qualcosa per questa situazione di stallo nella quale noi ci troviamo? Facciamo così. Io dico ognuno, anche il mio collaboratore ultimo,
dà sempre un contributo se fa. Quindi in questo che cosa voglio dire? Ognuno di noi ha dei ruoli, il comune ha un ruolo, l'imprenditore ha un ruolo, i professionisti hanno un ruolo. Se ognuno non lo se lo prendiamo singolarmente, non ci può dire tutto e non ci dice niente. Se va in un contesto generale, che ognuno dà il proprio contributo, un territorio cresce. Cioè la mia azienda può crescere, non so se sono bravo io, se sono bravi tutti, se siano noi collaboratori, allora, che sono bravi, non va da nessuna parte. Allora, in una situazione del genere, pensi che se dovesse andare in porto il progetto di fusione tra i comuni di Corigliano e di Rossano, se dovesse andare in porto questo progetto, la cosa porterebbe alla economia del territorio un vantaggio? Ma io qui non voglio nascondermi, io posso dirti già quello che ne penso io. Io, ed è notoria la mia posizione, io non sono favorevole a questo progetto, per cui non è che faccio la domanda e mi nascondo. Io non mi nascondo e dico, io faccio la domanda, però mi dichiaro subito, io sono contrario a questo progetto di riforma, punto. Allora, professor, nella mia azienda, vi faccio un esempio, nella mia azienda vale il principio del bello e non del lusso, e mi spiego meglio. Se andiamo nel lusso... Del bello e non del lusso. Perché il lusso è costoso. Io quando faccio un'azienda agricola, all'ingresso ci metto le rose, l'albero, che costano poco, le rose me le produco io stesso, quindi mi faccio è un costo insignificante, però quando viene uno dai un senso del bello, bello, del pulito e dell'ordinato. Se invece ci vai a mettere una pianta esotica di 10.000 euro, quello è un lusso che io non mi interessa. Questa mia riflessione dov'è? Che se non c'è un progetto concreto, una società si può fare solo se ci sono delle esigenze. Quindi se voi abbiamo un'esigenza possiamo fare una società. Ci mettiamo insieme. E va bene. Ma se l'esigenza è perché io o devo raggiungere o mi manca qualcosa, allora io non ci credo. Io nell'associazione avevo 3 associazioni iscritte in quelle 100 associazioni. Sì. Io mi sono messo da parte, anche perché se poi il territorio vuole la fusione se la prendesse. Perché è una questione, ritorniamo, se noi corianesi vogliamo un tipo di amministrazione ce la teniamo perché li votiamo, quindi significa che se io voto il professore Iudicissa la penso come lui o condivido alcune cose sue, quindi chi è la normale e chi non vota Iudicissa o viceversa. Va bene. Nella fusione io quando ho cominciato a vedere che gli elementi fondamentali non era quello che alla prima riunione dice la piana di Sibari come la vogliamo far diventare, che sviluppo diamo alla piana di Sibari, che cosa facciamo nella piana di Sibari. Se noi non mettiamo questi paletti, che vogliamo industriale, perché noi siamo anche un territorio, no? Che alla giornata oggi viene l'industria chimica, porta 100 posti di lavoro industriale, no, nei territori vanno messi i paletti e le vocazioni. Allora dice vogliamo diventare agricolo turistico, facciamo un progetto agricolo turistico. Ma nel momento che invece io devo andare a... Scusami, ancora non abbiamo fatto questo progetto. Io anche gli articoli che leggo è che prendiamo soldi in più, cioè prendere i soldi che i soldi servono se servono, può darsi pure che ci sono progetti che i soldi non servono, che mi devono produrre soldi, non che devo prendere soldi. Secondo, visioni diverse. Cioè noi pensiamo all'aeroporto e loro pensano alla metropolitana leggera. C'è il problema Enel, se lo stanno sviluppando loro sono venuti a mancare tutti quei soldi. Quindi, mentre per Rossano è più un problema economico, un problema di ufficio, ospedale, tribunale, tutto quanto, perché se eravamo, ecco, è questa. Allora è solo scusa, no, è la mia riflessione. Un attimo soltanto, ma dico io, noi stiamo discutendo e io vi sento parlare. Tribunale, ospedale, ma ci rendiamo conto che il tribunale lo portano via pure da Castrovillari e che l'ospedale dell'ospedale non se ne parla più? No, no, no,
No, no, avvocato, scusa, non era questo. Io vorrei che lo ci facciamo pure il tribunale a Corriere. No, io sto dicendo che i loro obiettivi oggi, avendo perso tutto il terziario, sono diversi dal nostro, vogliono dai fare nostri. La società per questo, non perché magari ci credevano, perché se ci credevano eravamo già provincia quando i soldi c'erano, ma soldi non c'erano. Ecco, e oggi per loro è più una necessità. Che poi è chiaro che io sono il primo a volere il tribunale a Rossano, sono il primo a volere, non è che io non voglio l'ospedale territoriale. No, ma io non lo so se è possibile o meno. Quindi io non è, però è una necessità e ancora non vedo, ripeto, gli elementi fondamentali di, non si è parlato di sviluppo. Cioè oggi sono solo i professionisti che vogliono la fusione, sono i medici che vogliono la fusione, ma io, gli altri, cioè sederci a un tavolo, ripeto, l'Enel che fine fa? È stato incaricato un comitato, non lo so, non se ne parla, altri progetti. Allora, se prima non si parla di progetti, come vediamo la piana di Sibari, e poi io veramente sono rimasto, che poi ho deciso, ripeto, se il territorio lo vuole, io non gli pazienza. Farò pazienza, perché significa questo, quanto si doveva parlare di Cassano, quelli di Rossano sono saltati. Sono saltati, che c'è da Cassano? Ma scusa, vediamo se vogliamo crescere, vediamo un progetto complessivo, no? Dice no, Cassano deve stare. Allora tu, da egoista che pensi, dice no, siccome poi noi siamo a centro, perdono loro la centralità, cioè allora hai capito ancora ragionamenti spiccioli. Oppure dice no, ci dobbiamo distaccare da Cosenza, ma vabbè, poi ci comanderà Catanzaro, non ci comanda Cosenza. Cioè, vediamo invece cosa vogliamo noi, cioè gli imprenditori cosa vogliono, il territorio cosa vuole, vogliamo fare di questo territorio. Allora, su questa politica. Siccome di queste cose che giustamente dici tu non si discute, e allora c'è un altro argomento che prende il sopravvento, e l'altro argomento è quello dello sfruttamento fino all'ultimo. Cioè, io non riesco ad immaginare come tutti quelli che hanno investito ed investono fior di denaro come lei per portare l'agricoltura un passo più in avanti possano permettere che nel porto di Sibari, a Schiavonea, nel porto di Sibari, ogni giorno vengono scaricati tonnellate di materiale ferroso di tutte le specie che inquinano l'ambiente ed inquinano il mare, e tutti zitti. Perché? Perché? Ma infatti, avvocato, il discorso che ho fatto è che dobbiamo fare di questo territorio. Cioè io faccio l'imprenditore, domani mattina al posto di lavorare al bicocche lavorerò ferro, lavorerò materiale plastico, cioè qual è il problema? Però diamoci un indirizzo, non possiamo dare un'agricoltura, un agriturismo e poi ci scarichiamo il ferro. Insomma, allora, non facciamo le regole. La nostra zona è evocata per altro, appunto, ma, del ferro, ma sicuramente il Signore ci ha premiati, e che però non ha premiati, come diceva uno, Natale a Corriano ci ha dato l'acqua, San Francesco ci ha dato tutto, poi dove ci vogliamo a Cerveci, no, adesso no, quello no, va bene, dunque. Io abbiamo parlato di lavoro, di territorio, di vocazione, di bellezza, ecco, di bellezza del nostro territorio, eccetera. Vorrei concludere con un momento di mestizia, perché giorni fa ci ha lasciati una persona che ha speso una vita per animare questo territorio, per migliorarlo, per creare lavoro, per creare anche bellezza. L'amore per questo territorio l'ha portato a stringere rapporti, ma lo ha portato spesso anche allo scontro diretto con molti ambienti. Parlo del commentatore Giorgio Aversente. Io sono stato a lui vicino, per carità, mi sento di essere amico della famiglia, dei figli. Al figlio
Giovanni mi lega un rapporto che definire fraterno sarebbe riduttivo, sarebbe veramente riduttivo. Penso che Corigliano abbia subito una ferita, ma fa parte della legge della vita. Il commentatore avrebbe meritato una vita più lunga, perché certamente, vivendo di più, avrebbe dato al nostro paese, al comprensorio tutto, avrebbe dato di più. Ma è legge della vita, è legge di natura. Noi vogliamo ricordarlo questa mattina con semplicità, secondo la regola che vige in questa nostra trasmissione, in questo nostro salottino, che è la regola. Scusami Giulio, che ti voglio ricordare, scusami, che il commentatore Aversente ha incominciato nei nostri studi. Sì, lo ricordo benissimo, e veniva quando riceveva un invito. Lui si precipitava qui in questo studio perché aveva piacere di stare con me, ma di stare soprattutto con l'avvocato Emanuele Monte. Lo ricordo e mi fa piacere ricordarlo anche alla tua presenza, caro Natalino, perché mi risulta che per varie vicende del mondo associativo del quale insieme avete fatto parte, in alcuni casi vi siete trovati anche su posizioni diverse, però tu gli hai voluto bene, lui ti ha conservato bene e stima, e te lo posso dire perché di questo ho certezza. Dire della stima che nutriva per la famiglia dell'avvocato Emanuele Monte, insomma, è dire cosa che risulta a tutti. Noi lo ricordiamo, io personalmente lo ricorderò nelle mie preghiere, perché questo posso fare e non altro, e però, ecco, vorrei che lo additassimo ad esempio quale rappresentante della religione del lavoro, perché questo possiamo dirlo, è stato un sacerdote del lavoro. Ecco. Ma infatti questo è il patrimonio che il commentatore lascia come amore al lavoro, ecco, perché se non c'è l'amore al lavoro, uno si alza alle 10 la mattina, lui alle 4 era fuori, noi ci incontravamo al babà a prendere il caffè, e l'ho visto proprio domenica passata che mi pagò il caffè. Quindi amore al lavoro. Ma la cosa che io lo considero in quella minoranza di imprenditori corglianesi, che oltre a prendere, quindi a lavorare sul territorio, è stato uno dei pochi che ha dato. C'è qualsiasi iniziativa sociale, culturale, la Ford Aversente era presente, dallo sponsor di 10 euro allo sponsor di tanti soldi. Ecco. E quindi che cosa significa questo? Che ci lascia un'eredità di voler bene al territorio, perché se noi imprenditori diamo i contributi, a livello culturale si può fare il teatro, se dai il contributo si può fare il giornalismo, se dai un contributo si può fare pallavolo, se invece io incasso da questo territorio e mi metto in tasca, lo facciamo deserto. Ecco, il commentatore lascia queste due cose, la generosità secondo me immensa, che è un patrimonio, e secondo l'amore per il lavoro. Non ho niente di aggiungere, perché avete detto tutto. E secondo me siete stati più che efficaci nel ricordare una persona che sarà ricordata indipendentemente dalle nostre parole.